Martedì, il giorno del mio sgarro, e non so perché oggi ho davvero voglia di andare a infiammare le mie papille gustative con qualcosa di veramente, ma veramente piccante. Vediamo un po' cosa potrei andare ad assaporare per placare questa mia grande voglia di piccante. Ce l'ho! Ovviamente con della cioccolata piccante. Aspettate, ho un déjà vu. Ok, andiamo a testare questa cioccolata perché sono davvero curioso di scoprire il mio livello di piccantezza. Niente di che, sembra cioccolato normale, non sento nessun grado di piccantezza. Proviamo il livello medium, magari sarà un po' più piccante. Sì, senti un po' di piccantezza, ma quasi niente. Andiamo col livello fairy, vediamo com'è, perché qui non si sente proprio niente di piccantezza. Inizio a sentire qualcosa, sinceramente, ma niente di che. Una scala da 1 a 10, forse 3. E vabbè, speriamo almeno nel livello extreme, perché questa, sinceramente, non l'ho neanche sentita. Sì, piccante, ma no, chissà cosa. Eh sì, penso proprio che questa cioccolata non soddisferà la mia voglia di piccante. Ma tranquilli, ho io la soluzione. Buongiorno ninja a tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Martedì 12 febbraio, le 4:21 del pomeriggio. Sono passate settimane dalla mia ultima sfida al messicano, dove mi sono spazzolato un burrito di ben 2,8 kg in soli 16 minuti. Dove la sera stessa ho scoperto anche di poter affrontare le sfide piccanti, non avendo appunto sentito la challenge della cioccolata spicy. E come vedete oggi indosso il mio sombrero. E perché? Perché dopo settimane di ricerca, finalmente sono riuscito a trovare la challenge più piccante di sempre. La 666 Diablo Challenge, e il nome non mi spaventa affatto, dato che sono un metallaro nel cuore. La 666 Diablo Challenge è una pizza veramente veramente piccante, composta da salamino piccante, peperoncino, gianduia e Naga Viper, il peperoncino più piccante al mondo, con un valore nella scala Scoville di ben 1.400.000 unità. E dopo aver sentito questa informazione, sinceramente la cosa inizia giusto un po' a preoccuparmi. La 666 Diablo Challenge viene presentata dalla pizzeria Forlì, una pizzeria che si trova a San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, la quale prepara uno speciale aperitivo che il titolare Dino non vede l'ora di farmi provare. E ovviamente, dopo un veneto, quando sento la parola aperitivo, non posso fare altro che aspettarmi qualcosa di veramente alcolico. Ma aspettate, forse Dino vuole truccare la challenge facendomi ubriacare fin dall'inizio? Una cosa veramente certa, andrò a gustarmi questo aperitivo come pre-workout per questa challenge. Perché sinceramente, mi sta salendo giusto un po' di ansia al sorpresa di andare a provare il peperoncino più piccante del mondo. Due sulle regole per questa challenge. Regola numero 1: non sono ammessi liquidi nel corso di questa challenge, quindi oggi niente Coca-Cola zero. Anche se sinceramente mi sarei sparato un bel bicchiere di latte, ovviamente scremato, tanto per salvare un po' di calorie. E regola numero 2: massimo 15 minuti per andare a distruggere questa challenge. Se si perde la challenge, si finisce all'ospedale, ma in caso contrario, se si completa la challenge, ovviamente non si paga la sfida, e più si vince, un buono sconto di 50 euro da spendere appunto in questa pizzeria. E questo buono sconto potrebbe tornarmi molto utile in futuro, dato che sto programmando la mia 15 pizze challenge. Bene, challenge presentata, regole presentate, non ci resta che teletrasportarci alla pizzeria Forlì. E mi trovo qui con Dino, il titolare di questa pizzeria. Ma Dino, dove sei? Eccoti qui, Dino. Allora, mi hai promesso un aperitivo alquanto stupefacente. Sì, l'aperitivo, il nostro aperitivo Spiro alla canapa, fatto con liquore alla canapa, succo al kiwi, un po' di prosecco, servito in un bicchiere a forma di bong con il ghiaccio secco per l'effetto stupefacente. Solo una domanda, mi assicuri che durante la challenge non mi troverò strafatto? Te lo assicuro, per essere strafatto non ti troverai strafatto. Ok, Dino, andiamo a sederci a tavola perché non vedo l'ora di andare a scoprire l'effetto di questo aperitivo. Dino, dammi due grodino. Ecco Thomas, il tuo aperitivo stupefacente. Aspetta, guardate che figata, ragazzi. Vi dico la verità, io non ho mai fumato una canna in vita mia. Mi sa che questa sera sarà la prima volta che lo farò. Cosa devo fare? Devo semplicemente bere? Sì. È davvero amazing. Complimenti, Dino, è veramente buono. Caspita, sei buono. Quindi potrei anche aspirare volendo. Sono già strafatto. Bene, aperitivo dato. Scherzo, non mi permetterei mai di no. E con questo aperitivo ho sciolto la tensione. Non vedo l'ora di andare a provare la pizza più piccante che abbia mai provato. Quindi voliamo in cucina ad assistere alla preparazione di questa piccantissima challenge. Aspetta Thomas, prima di andare in cucina devi fermare la delibera. Però sarebbe un'assicurazione sulla vita. Praticamente. Fermiamo questa delibera. Ok, delibera firmata. Vi aspetto al funerale.
Non è piccante, giusto questo di no? Sì. Già questo è piccante. Ho fatto macerare un po' di peperoncino, si può sentire dall'odore. Un po' di salamino. Piccante ovviamente. Un po' di cacciotta con un peperoncino. Anche la cacciotta ci metti. Certo. Piccante, giusto? Sì. Peperoncino Naga Viper. Ops. Fermati, ti prego! Ho visto che non scherzi con le dosi, Dino. Assolutamente no. Olio d'oliva, giusto un po' di grassi. Cestino di grana, un altro po' di pomodoro del nostro amico Thomas. Esagerato. Spianata calabra per guarnire il tutto. Dino, inizio a preoccuparmi, ad essere sincero. Ed eccomi finalmente a tavola, sono davvero agitato per questa challenge. Dino non è stato clemente con le dosi, anzi ci ha dato giù di brutto. Prima di andare ad incendiare le mie papille gustative con questa challenge, vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali proprio qui sopra, così che possiate vedere quanto calorifica è questa sfida. Per andare ad affrontare questa challenge ho la mia... Scusate. La mia magia non funziona? Ah giusto, in questa challenge non sono ammessi i liquidi. Via il mio sombrero, molto meglio. E ninja a tavola, cominciamo. Oh Thomas, aspetta un attimo, manca una cosa. Cosa manca? E questo fuoco? Fuoco dell'inferno. E allora non mi resta che condividere questo fuoco dell'inferno. Ninja a tavola, ed eccomi pronto ad affrontare la 666 Diablo Challenge, la pizza più piccante che ci sia. Come potete vedere al centro c'è un vulcano. Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram. Quindi Ninja a tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo ninja. Fatelo! Come ogni challenge, ho una telecamera di fronte a me, ho la telecamera in fianco a me, massimo 15 minuti per andare a distruggere questa challenge, quindi ninja tavola, 3, 2, 1, timer partito. Primo morso di questa 6-6 Diablo Challenge. Amazing! La pizza è davvero buona, complimenti. Sono un po' piccante. Grazie signora, ma non alzerò la bandiera bianca. Sto già piangendo ninja, il pasto buonissimo, complimenti. Qual è il record di questa challenge? 7 minuti e 40 secondi. 7 minuti e 40 secondi? Proviamoci. Cestino, super! Fiammeggiante! Volete un pezzo ninja? Meglio di no, tutta mia. Per fortuna è il tornicione che mi sta salvando. Il fuoco dell'inferno. Mio Dio! Dai, posso battere il record di 7 minuti e 30 secondi. E con l'ultimo pezzo di cornicione dichiaro conclusa questa tremenda challenge. Questa 666 Diablo Challenge. Record battuto, 7 minuti e 24 secondi. Sto piangendo ninja, non so se si può vedere, ho gli occhi davvero rossi. Questa è stata una sfida davvero davvero tosta. Ho le papille davvero in fiamme. Come posso fare per spegnere questo incendio che mi sta salendo? Parlo qui. Vieni Thomas, questo te lo offro io. Oh grazie, che cos'è? Latte. Spero sia scremato, sono in dieta. Oh mio Dio, so refreshing. Mio Dio, è stata davvero tremenda questa challenge. Devo ammettere che la pizza era veramente fantastica. Non riesco a parlare. Sto bene solo nel momento in cui bevo il latte, ma dopo 2 secondi... Come dicevo, la pizza era fantastica, buonissima. Ma a livello di piccantezza era davvero estremo. Ho il naso che sta davvero esplodendo. Ci sentiamo fra pochi minuti perché penso proprio che andrò ad ordinare un buon dolcetto, giusto per...
rifarmi il palato. A little later. Bene, è passato un quarto d'ora e finalmente mi sono ripreso. Come sempre però, dopo aver vinto una challenge, mi concedo sempre il dessert. Quindi, Dino, che ne dici di offrirmi il dessert? Più che un dessert, Thomas, ti offro la nostra fritter, una pizza particolare in questo periodo. Cioè, una pizza con le frittelle? Esatto, cornicione ripiena di crema pasticcera al cacao, crema pasticcera come base, frittelle con crema e una spolverata di zucchero. Pizza con le frittelle. Come non mi fossero bastate le 50 frittelle che abbiamo mangiato per il nostro speciale 50.000 iscritti. Prima di andare a spegnere le mie papille gustative in questa zuccherosa pizza, vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questo dessert proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto calorifica è questa pizza con le frittelle. Ho il mio latte, mi sa che questa sera berrò un sacco di latte. Ah, so refreshing. Forchetta, coltello e andiamo ad assaporare questo fantastico dessert. Ed eccola qua, una pizza con le frittelle. Non ho mai visto una cosa simile. Wow, amazing, è davvero, davvero buona. Complimenti anche per questa pizza. E come potete vedere all'interno del cornicione c'è la Nutella. Ops, passa una caloria. Non mi stancherò mai di dire che sono del team dolce. Sono del team dolce e lo sarò per sempre. E perché no inzuppare la frittella nel latte? È ancora più amazing. Quanto sto adorando questo dessert. Volete un po' di cioccolata ninja? No, tuttavia. L'ultimo morso. Andata. Non mi resta che ringraziare Dino, il titolare della pizzeria Forlin, per avermi fatto fare questa challenge, la challenge più piccante che abbia mai provato, e per avermi offerto, spero, anche il dessert, perché devo dire che questa pizza con le frittelle ci stava a pennello. Ricordo che questa pizzeria si trova a San Giuseppe di Cassola, in provincia di Vicenza, ed è una pizzeria molto rinomata, perché appunto propone la pizza con la canapa, una cosa che non avevo mai provato. E se passate di qua, vi consiglio anche l'aperitivo alla canapa, perché è una cosa veramente fantastica. E noi ninja a tavola, ci vediamo più tardi sul nostro terreno da battaglia, perché abbiamo ancora delle cose in sospeso da sistemare. Ed eccoci qui ninja a tavola sul nostro terreno da battaglia. Sì, perché questo sarà il nostro terreno da battaglia per le prossime 24 ore. Questa challenge mi ha davvero provato. Appena sono tornato a casa ho avuto dei forti bruciori allo stomaco. Li ho combattuti con enzimi digestivi, con acqua e limone, ma il vero toccasana è stato il mio fedele yogurt phage total 0% con proteine in polvere al gusto chocolate brewery, le migliori proteine che ci siano. Amazing. E ci crediate no, ho mangiato un chilo di yogurt phage da quando sono tornato e 60 grammi di proteine in polvere. So refreshing. Comunque, adesso sono le 22:57 minuti. Ho fatto la mia prima sessione di cacca e cosa vi posso dire ninja? Ho già il sedere in fiamme. Non oso immaginare cosa succederà nella seconda seduta di domani mattina. Ninja a tavola, spero che vi sia piaciuta questa 666 Diablo Challenge. Non chiedetemi mai più di fare sfide sul piccante, perché questa penso che sia stata la prima e l'ultima. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere gli allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome DigiThomas1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo ninja, fatelo ninja a tavola. È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, se mai sopravviverò, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.